Oggi parliamo di un ponte in fase di ultimazione che si sta costruendo in Albania, nel nord dell'Albania, vicino alla città di Kukës. È un ponte autostradale costituito da un arco unico in acciaio, una struttura in acciaio abbastanza snella ed elegante, di dimensioni notevoli, supera i 320 metri di lunghezza e quasi 60 metri in altezza ed è uno dei ponti più grandi nei Balcani. Ma non è tanto questo delle dimensioni, ma è la modalità con la quale il ponte è stato posizionato sul luogo definitivo. È una tecnica conosciuta da tempo, addirittura Gustave Eiffel, il famoso costruttore della Tour Eiffel, l'aveva brevettato alla fine Ottocento quando costruiva i suoi ponti. Cioè l'idea di costruire sulla terraferma la struttura di un ponte e poi farla slittare lentamente fino al luogo di destinazione. In Albania però hanno utilizzato per questo spostamento due piattaforme galleggianti in calcestruzzo di quasi 30 metri per 30 ciascuna, sulle quali hanno appoggiato il ponte e quindi lo hanno fatto slittare, spostare galleggiando sull'acqua fino a raggiungere la sponda opposta. Ed è proprio questo spostamento che rende appunto questa costruzione veramente particolare.